L'Italia è di tutti. L'Italia è di tutti. Il nostro paese nella sua dolce vita, gridando ha strappato la bocca cucita, coi lividi addosso e il volto riflesso in una bandiera. Salve, siamo con Marco Bronzini, membro del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Secondo lei l'insegnamento della filosofia e del diritto potrebbe, ovviamente in tutte le scuole di secondo grado, potrebbe aiutare la formazione dei cittadini? Ma in realtà ci sono tante discipline che potrebbero aiutare la formazione dei cittadini e in tutti gli ordini di scuola, stiamo parlando del superiore ma secondo i vari indirizzi. È evidente però che probabilmente non c'è spazio per tutte le discipline per problemi di natura temporale, pertanto l'introduzione di nuove discipline potrebbe essere a scapito di altre. Io credo che potrebbe essere fondamentale per la preparazione di qualunque futuro cittadino una formazione di base con delle solite fondamenta che possano consentire poi dei rami successivi di specializzazione. Io in questo sono un po' all'antica, cioè credo che soprattutto in un mercato economico e produttivo poco programmato non serva lo specialista di tenera età, bensì una giovane o una giovane molto ben preparata nelle fondamenta della preparazione, della solidità, che consenta anche una flessibilità. Per intenderci, molti di noi hanno sempre avuto dei sogni, voi che siete giovani li avete tuttora, non sempre però potrete andare, nella maggioranza dei casi, a trovare un'occupazione che realizzi esattamente i vostri sogni. Alcuni poi potranno anche incontrarsi successivamente di sogni. E allora è bene poter essere pronti, come dico io, a tutto, a poter fare tutto, perché poi crescendo si possono anche diciamo meglio individuare quelle che sono le aspettative di vita di ciascuno. Quindi è chiaro che per me la filosofia è importantissima e non a caso è presente in molti settori, in molti indirizzi di studio. Il diritto diventa già una parte interpretativa e applicativa di cognizioni storiche, filosofiche, anche logiche, logico-matematiche in alcuni casi, per cui probabilmente se per alcuni indirizzi che non prevedono una prosecuzione degli studi può essere già determinante, forse per altri indirizzi, per poter affrontare lo studio del diritto in maniera più corposa, è preferibile farlo precedere da materie, da discipline che diano una preparazione di base per affrontare lo stesso. Bene, la ringraziamo e la salutiamo. Grazie a voi, come al solito, ormai siamo affezionati. Grazie e buona serata. L'Italia è di tutti.